Amici di Battista 70 Phone, buongiorno. Ormai come di consuetudini, eccoci alla videorecensione della domenica mattina. Oggi parliamo di Mi A2, smartphone Xiaomi che come il precedente ha la particolarità di essere equipaggiato praticamente con Android Stock, Android One. Abbiamo onboard Android Oreo 8.1. Alcuni puristi della MIUI magari storceranno il naso. Posso anche capire perché comunque è un surplus non indifferente. In ogni caso, questo è l'unico, diciamo, smartphone della serie Xiaomi non dotato di MIUI. Molto bello, anche lui con ormai la consueta fotocamera a semaforo, doppia fotocamera da 12 più 20 megapixel e 20 megapixel sul frontale. Due tipi di sblocco, vabbè, anche qualche sblocco in più, quello facciale proprio di Google. Oppure un comodo fingerprint qui sul retro che funziona davvero bene. Possiamo vedere, abbiamo un ampio display da 6 pollici, è un Full HD Plus IPS. La luminosità non è proprio eccelsa, ma in compenso la luminosità sotto la luce del sole è veramente ottima. Abbiamo vari tipi di commercializzazione di modelli, quello che abbiamo noi in dotazione è il 464 che costerà a breve 299 euro, e devo dire che secondo me li vale tutti, anche perché comunque è vetro ed alluminio, è fatto veramente bene. Abbiamo una parte qui dietro di alluminio satinato, ha anche un discreto grip. In ogni caso, nella confezione abbiamo poi la sua bella cover, bella, vabbè, piacere o non piacere, una cover in gomma. Abbiamo anche l'adattatore per il jack da 3,5, dato che, come ormai, ahimè, sta succedendo nell'ultimo periodo, alcuni smartphone non hanno il jack da 3,5. L'adattatore l'ho provato, devo dire che il volume in cuffia non è assolutamente niente male, potente ma non distorce, leggermente carente nei bassi, ma devo dire che comunque si fa apprezzare. Ho ascoltato ieri una bella mezz'ora, tre quarti d'ora di musica e non mi ha assolutamente dato fastidio. È un dual SIM. La ricezione è molto buona, dotato della banda 20. Per quanto riguarda l'autonomia, abbiamo un board e una batteria da 3000 mAh. Non è una capienza eccezionale, ma con lo Snapdragon 660, processore che apprezzo molto ed era montato anche sul Mi Note 3, si riesce ad arrivare tranquillamente a sera con un uso anche abbastanza intenso. Ok, dai, bando alle ciance, cianche, spostiamoci al banco e vediamolo da vicino. Ok, eccoci qui ora al banco, vediamolo un pochettino più da vicino. Vi dicevo, ampio display da 6 pollici, con ormai la classica configurazione 18 noni. Qui sotto possiamo vedere, abbiamo lo speaker del volume mono, ma con una buona potenza, ingresso USB Type-C, il microfono. Da questo lato abbiamo l'ingresso per le due nano SIM, non è espandibile, quindi meglio prendere una versione almeno da 64. Abbiamo infrarossi, l'altra sera mi sono divertito a cambiare il volume a mio figlio che si è leggermente incazzato. Forellino per la riduzione del volume, bilanciere del volume, tasto di avvio e spegnimento standby, riduzione del rumore, non del volume. Qui abbiamo la sua fotocamera, potete vedere che è abbastanza sporgente. La scrittina Mi sul retro, e come potete vedere, alluminio satinato, assolutamente niente male. Ok, andiamo ora a sbloccarlo. Non facciamo lo sblocco facciale perché ho la fotocamera di fronte. Vi dicevo, un buon display, un onesto IPS con le peculiarità che ne conseguono. Sentiamo un po' l'audio in chiamata. Allora, un secondo che adesso, come al solito, Vodafone non ho capito questo tipo di cambiamento. Un attimino che adesso parte. Dategli il tempo di realizzare che stiamo chiamando. Abbiamo detto di proseguire su 190. Ok. Già lo sentite in capsula, sentitelo in viva voce. Devo dire che la potenza non manca assolutamente. Vedete che quando appoggiato è un po' fastidioso perché la fotocamera è molto sporgente, però vabbè, ce ne faremo una ragione. Andiamo a sentire un brano. Sentire che come potenza
Non è assolutamente niente male. Dicevo, la potenza non è male, i bassi potrebbero essere migliori, ma nel complesso non ci si può assolutamente lamentare. Come vi dicevo, come potete vedere, è praticamente Android stock, di MIUI praticamente non è rimasto quasi nulla se non i servizi Mi e alcune leggere personalizzazioni. Comunque è una cosa che può piacere o non piacere, sinceramente a me la MIUI piace, per cui dispiace un po', ma in ogni caso, ripeto, sono solo i modelli di questo tipo che hanno questa peculiarità, per cui se uno vuole la MIUI ci sono tanti altri modelli pari caratteristiche che la montano. Ovviamente se andiamo da questa parte abbiamo i servizi Google e tutte le varie pagine Google e quant'altro. Vi faccio vedere un po' il software della fotocamera, non è assolutamente niente male, possiamo fare breve video, foto, ritratto, quadrato ad esempio per utilizzare Instagram, il panorama, il manuale. Insomma, devo dire che ha una buona dotazione. Ripeto, come ho scritto anche nel blog, le foto sono di buona qualità. Di sera lasciano un pochettino a desiderare, c'è abbastanza rumore digitale. Però c'è anche da dire che queste foto che ho scattato in notturna, ora cerchiamo di metterle qui a fuoco, sono state fatte in modalità notturna e in manuale senza nessun tipo di appoggio, per cui il fatto che ci sia del rumore è anche abbastanza plausibile. Qui doveva esserci l'eclisse di luna, purtroppo mi sono beccato le nuvole, non si vede un accidente, il video è abbastanza fluido. Qui non c'era molta luce, però devo dire che comunque ha tenuto una discreta definizione, anche se c'è un po' di rumore. Invece se andiamo sulle foto in... beh, qua ad esempio questa è una foto con luce mista e devo dire che ha tenuto bene. Se andiamo sulle foto in esterna, devo dire che si comporta decisamente bene. Comunque per essere un medio di gamma, devo dire che fa in ogni caso il proprio mestiere. Vediamo un po' il nostro solito video in 4K. Potete vedere che si vede decisamente bene. Vedere una cosa. Qui l'audio devo dire che si sente in maniera ottimale. Io dico la verità, sinceramente l'ho utilizzato per tutta la settimana, praticamente dal giorno della presentazione, dal giorno dopo ho iniziato a utilizzarlo e devo dire che mi sono trovato veramente bene. Non ho riscontrato particolari problemi, funziona tutto come deve funzionare, non ho riscontrato incompatibilità con programmi di alcun tipo. Volevo farvi vedere un secondo il display, andiamo a prendere le nostre solite immagine campione. Ok, questa è quella dello sfondo, non ci interessa. Come potete vedere ha dei colori molto naturali, il rosso è un bel rosso, anche il cielo ha una buona gradazione. Ovviamente il nero non è assoluto, è comunque un IPS, scusate, intanto stavo inquadrando di tutto tranne quello che dovevo inquadrare, se lo lasciamo così magari è meglio, però insomma è comunque un buon display. Poi ribadisco il fatto che tutto questo popò di roba ci viene dato a circa 300 euro. Facciamo una partitina ad Asphalt, giusto per apprezzarlo nella parte ludica. Snapdragon 660, per cui un buonissimo processore, devo dire che a mio modo di vedere al di sotto della serie 8 questo è il migliore. Tutte le volte la stessa domanda. Adesso è uscito anche Asphalt 9, il tempo di prenderci un po' la mano, poi magari utilizzeremo quello. Potete vedere, i tempi di caricamento sono buoni, non è particolarmente, non richiede molto tempo per il caricamento. Vedo che gli effetti grafici sono alla massima risoluzione, con varie schiammate e menate varie.
vediamo un po' come si comporta in derapata, sensibilità del display abbastanza buona. Accelerometro, devo dire, non sensibilissimo, ma abbastanza bene, nel senso che comunque devo fare dei movimenti abbastanza decisi quando vado a curvare, come avrete notato. Maledetto. Ok, dai, eccoci qua. Abbiamo concluso. Ribadisco, mi piace, è un buonissimo smartphone. Il prezzo è giusto, come diceva una volta Iva Zanicchi, e lo prenderei, sì, lo comprerei e lo consiglierei. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 FON.